La risposta è da Billy Baron. Benjus si alza proprio in tempo utile. Ecco, questi, come osiamo dire, Paolo, spesso sono i canestri che fanno molto male alla difesa. Mi sembra che non abbia bisogno di parole questa schiacciata per continuare a confermare che Sassari c'è. Consegnato di Diop ancora per Robinson, il gioco a due, poi Diop va nel pitturato, scarica ancora per Robinson, c'è poco spazio, ma non so da dove è uscita quella palla, ma Robinson va in reversa. Scelza ancora per Nepier, prova a partire Nepier, si ferma, prova a tenere giù di gambe Gentile, poi grande assist di Chabas Nepier per Kai Lines. Poi pasticcia Kruslin, allora Melli va a riconquistare il pallone, può andare la schiacciata, Nick Melli infiammando ancora il forum. Nell'angolo il pallone per Voigtman, alza la parabola, Johannes Voigtman, arriva anche il primo canestro da tre per il top scorer di gara 1. Chris Dow dall'altra parte attacca proprio lo stesso Baron, va fino in fondo, alza il pallone per la schiacciata di Sean Stephens. Heinz, il taglio di Nepier, Schiltz raccoglie, palleggia, arresta il tiro in sospensione. Due punti per Sean Schiltz. Datome, spallate con Robinson, tirano allontanamento Gigi Datome. Heinz porta blocco nell'angolo per Datome che si alza per il tiro da tre. Gigi Datome. Lo scarico per Jones dall'angolo, il canestro da tre di Jones. Fa 2 su 2 Baron, forse chiude qui la partita. Non tira nemmeno Sassari, non c'è più tempo per far nulla. Milano vince 80 a 75 ed è 2 a 0. L'Olimpia 80 a 75 sul palco di Sardegna Sassari.